sempre un bel test per capire ciò che si può dire e ciò che non si può dire. La donna è un discorso molto più ampio, molto più grande, deve cambiare la mentalità che è assolutamente macista. Quando cambierà questa mentalità nessuno avrà problemi a ricevere un complimento, se è un complimento. Il cambiamento è in atto perché ha vinto l'Oscar una regista, ci sono insomma sempre più produzioni di film di registe, il cambiamento è in atto. Detto questo, come dicevo ieri, a me non interessa essere una quota rosa, a me interessa essere scelta per la competenza, vincere un premio per la competenza, non perché devo fare nulla. Sono pure fatta invecchiare. Appunto. Fa parte del mio lavoro, io voglio raccontare una persona, un personaggio, se serve essere invecchiata lo faccio serenamente, se serve che sia, perché è giusto che sia per quel ruolo lì, che diventi molto sbattuta, va bene. Fa parte del mio lavoro, assolutamente sì, le sfide mi sono sempre piaciute. Per un film che era diviso in due parti, che era Allacciate le cinture di Ferzan, e nella prima parte ero io con il mio peso normale, nella seconda parte ho preso 8 kg, non l'ha montata quella parte lì. Io mi ricordo quando ci siamo rincontrati e mi ho detto ti devo dire una cosa, non l'ho montata. È stato anche difficile prendere chili, perché uno pensa sia facile, ma quando li devi prendere a comando, no, quando li devi prendere a comando e in un mese, è molto difficile, mangiavo tantissimo prima di andare a dormire. Lo riporto, io ho un Instagram che è pubblico per me, un profilo Facebook privato, perché c'è una pagina ma non la gestisco io, anche se la persona che la gestisce mi manda sempre i contenuti che sta per pubblicare. E Twitter mi fa capire, tutte le volte che combatto un'opinione, un fatto, bisogno di dire una cosa, ci sono questi odiatori di professione che mi fanno capire quanto è pericoloso il social pubblico. Non che mi inibisca, perché a un certo punto non mi interessa, però ti metti in pasto agli ignoranti, agli aggressivi e non è proprio piacevole. Ma forse c'è gente anche stipendiata per aggredire. Se ripensiamo a Mulholland Drive, là, ruoli femminili ce ne sono di belli. Quello che vuole David Lynch, faccio anche la comparsa col casco integrale, va bene tutto.